Nostro primo ospite di questa sera è Marco Mansueto, consigliere comunale del nuovo centrodestra. Buonasera Mansueto. Buonasera a tutti. Allora, con lei vorrei un po' commentare i fatti del giorno. Ricordiamo che oggi un nuovo una nuova forte mazzata al governatore De Luca arriva da una inchiesta che riguarda la variante al progetto per la realizzazione di Piazza della Libertà a Salerno. C'è qualcuno dell'opposizione che comincia a definire De Luca un collezionista di questi avvisi di garanzia. Qual è il suo pensiero su questa nuova vicenda? Guardi, io da garantista dico sempre che la procura fa giustamente le sue indagini, e anche in questo caso un esponente politico, in questo caso De Luca, si saprà con i suoi legali dare giuste dimostrazioni della sua innocenza. Poi, se vi saranno reati, sicuramente sarà la procura a eventualmente a dire la sua e anche poi accusarlo, e quindi eventualmente deporre anche le armi, perché oggi la politica ha bisogno anche di limpidezza e di trasparenza. Se un governatore, come lei giustamente sottolineava, è collezionista di avvisi e anche di reati, in quel caso c'è bisogno di passare anche la parola anche a presidenti che sappiano almeno avere un curricula più trasparente, ma questo penso che saranno le aule giudiziarie, anche i legali, a ben dimostrare la sua innocenza. Parliamo ora un po' delle vicende che riguardano il Consiglio Comunale di Napoli, ma soprattutto la scadenza elettorale della prossima primavera. I due schieramenti, il centrodestra e il centrosinistra, sono un po' alle prese con i loro mal di pancia in relazione alle primarie, quelle del centrosinistra che probabilmente poi daranno un nome sicuro da poter contrapporre a quello di Luigi De Magistris, ma anche il centrodestra nelle ultime ore parla di primarie. Lei come giudica questa situazione dal suo osservatorio privilegiato da consigliere comunale, sia per quanto riguarda il centrosinistra che il centrodestra? Guardi, l'istituto delle primarie è un istituto democratico che ormai viene anche scopiazzato da un po' dal centrodestra, quindi è strano che il centrodestra oggi alla vigilia di una candidatura ormai ufficiale, quella di Gianni Lecchieri, possa scimmiottare un diritto sacrosanto anche statutario, perché il PD all'interno proprio del proprio statuto ha questo regime delle primarie. Per le primarie aperte in questo momento dell'alleanza di governo, non parlerà di centrosinistra, perché ormai la sinistra è attualmente dovrà sorreggerà l'attuale sindaco uscente dei Magistri. Invece un'alleanza di governo che vede anche noi al governo nazionale, ma anche lo specchio della regione, dove vede anche l'UDC, nostro alleato di governo, quindi anche con il progetto unitario che stiamo pian piano mettendo in campo dal territorio, come il progetto di area popolare, sicuramente ci vedrà convinti, perché saranno i cittadini napoletani, visto che sono primarie aperte, a esprimere un candidato di coalizione. In quel caso noi sceglieremo come forza politica prima il programma, poi subito dopo il candidato che uscirà dalle primarie, quindi dal giudizio dei cittadini. Ma clamorosa notizia del ritorno in campo, ormai non più clamorosa, di Antonio Bassolino, in qualche maniera va a scompaginare quelli che potevano essere i progetti degli schieramenti? Cioè, che tipo di dirompenza ha questa candidatura di Bassolino? Guardi, Bassolino sicuramente ha avuto delle ombre e delle luci da sindaco di Napoli, ma anche da governatore. Quando lui dichiara di aver fatto bene il sindaco e di aver non fatto bene il presidente della regione, io penso che un politico debba far sempre bene, quindi già si preclude un'eventuale, diciamo, apertura, in questo caso anche dei moderati, ma non solo, anche di tanti giovani che conoscono Bassolino come responsabile dei rifiuti e quindi grande responsabilità politica. Ma anche il discorso del primo mandato, perché Bassolino ha dichiarato di voler fare un solo mandato. Io penso che questa città abbia bisogno di un candidato sindaco, di un sindaco che abbia una visione almeno decennale, che abbia dei rapporti nazionali, che abbia buoni rapporti con le istituzioni regionali e anche quelle nazionali, perché Napoli è una capitale del Mezzogiorno, non può essere isolata come De Magistris ha più volte dichiarato, offendendo non solo
l'ex Presidente della Repubblica Napolitano, ma anche più volte quotidianamente quasi il Presidente del Consiglio. Che oggi sia Renzi, che domani sia Berlusconi, io penso che un grande sindaco di una grande città non può sicuramente far isolare e difendere le istituzioni. Quindi il giudizio di Bassolino saranno sempre, come dicevo prima, i cittadini. Nel momento in cui uscirà un candidato, come penso in queste ore, di una linea di governo che penso anche Renzi voglia in questo momento da segretario nazionale, non più da presidente di un consiglio, perché ricordiamo che è anche capo di un partito, il primo partito in Italia che è il PD, oggi deve anche lui dire la propria sul Napoli. E penso che i nomi che circolano, le persone di Carlo Moggio, di Valeria Valente, possono essere sicuramente coagulo di un elettorato moderato, ma giovane, ma anche innovativo per una città che si candida ad essere capitale del Mezzogiorno. Parliamo di Gianni Lettieri, che ovviamente sta utilizzando al meglio il suo essere imprenditore anche per creare molta visibilità attorno al suo nome. La città è piena di manifesti 6x3 con riferimenti molto precisi alla sua attività imprenditoriale. Lei che giudizio esprime su Gianni Lettieri, che già in altre occasioni ha provato la scalata a Palazzo San Giacomo ma con risultati inferiori alle aspettative? Gianni è sicuramente un bravo imprenditore, infatti l'ha dimostrato anche, come lei giustamente sottolineava, anche di una campagna pubblicitaria di un elemento importante, il Mezzogiorno, penso all'Atitec, che sicuramente è un punto di riferimento anche oggi a Lenia, che è un simbolo che oggi può rappresentare non solo l'Italia ma anche delle commesse estere. Quindi da imprenditore diamo un buon giudizio. Sulle attività politiche, sicuramente in questa fase lui nasce come esponente di centrodestra, diventa civico, ma chiede con forza diciamo la benedizione di Berlusconi, il coordinamento regionale di Forza Italia, quindi ritorna a ragionare con un vecchio modello di centrodestra che è anche Forza Italia, e quindi sicuramente non avrà molto spazio. Poteva sicuramente pensare e puntare, come tanti altri stanno tentando in grandi città, di essere l'imprenditore o il rappresentare un movimento civico, visto che anche gli ottimi rapporti con l'attuale presidente della regione, anche con Renzi, ricordiamo che Renzi è anche venuto qui a Napoli passando per Atica, e quindi per testimoniare la presenza del governo su un progetto che poi ha realizzato ottimamente Gianni. Ma nel momento in cui poi si scende nell'attività politica con partiti che, proprio come prima dicevamo, che chiedono anche dal basso, quindi esponenti di partiti di coalizione, quindi alleati con Forza Italia, chiedono anche di premere il centrodestra, significa che il centrodestra ha già bocciato Gianni Lettieri candidato sindaco. Un'ultima domanda, parliamo di De Magistris, di questo scontro ormai davvero dai toni molto aspri che si è aperto con il governo Renzi sulla questione Bagnoli. Ovviamente lei è consigliere comunale, immagino che in consiglio comunale la vicenda Bagnoli abbia un peso davvero importante. Qual è il suo giudizio su questo scontro continuo che forse assume anche un sapore un po' elettorale? Sì, infatti ha dato anche la risposta da bravo giornalista. Il problema è questo, che oggi il governo nazionale stanzia 50 milioni dedicati solo a Bagnoli. Si crea un commissariamento nella persona del commissario Anastasi, si comincia a creare una regia presso la prefettura, e il sindaco di Napoli sa che la prefettura è il massimo organo istituzionale del ministero che ricade nella città di Napoli e non solo nella città, della città metropolitana, perché la prefettura è competenza della città metropolitana. Quando si insede la regia, la cabina di regia, lui tenta prima dell'istituzione un ricorso al TAR, quindi fa un'opposizione al governo, perché ricordiamo che il commissario è governativo. Poi in parallela, nel momento in cui si istituisce la cabina di regia, quindi si insede al tavolo dove lui è invitato, lui ritiene opportuno fare organizzare un evento all'interno della galleria per il fronte del nome.
Questo non aiuta sicuramente la città, perché il fronte del no è in una minoranza, bisogna ascoltare, è logico, bisogna avere rispetto, ma ormai il dibattito consiliare, voglio ricordare che io, questa è la terza consigliatura che siede il consiglio comunale, e ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato, l'abbiamo sviscerato, anche questi comitati del no le conosciamo bene, sono più volte anche in seno al consiglio comunale, oggi tentano, diciamo, di aggrapparsi a una cordata arancione che è quella di De Magistris per dire no a Bagnoli. Oggi c'è un finanziamento, c'è bisogno di un riscatto, quindi anche grandi imprenditori, come abbiamo visto nelle ultime ore, anche l'Apple, diciamo, investe su Napoli. Non capisco perché un sindaco come De Magistris dica no a questo sviluppo. Bene, grazie a Marco Mansueto, consigliere comunale del Nuovo Centrodestra. Buon lavoro, Mansueto. Grazie a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Tweet con Carmine Bonanni.